andiamo lì dove è possibile giungere con la forza del pensiero, con l'istinto del venire al mondo, che è il peso dei corpi e zavorra che atterra. Maturiamo, raccolti di nuovi propositi, che diano frutti di fatti buoni, come pane per compagnie di occhi, orecchie e bocche. Osiamo togliere l'ostinazione del superfluo, sottrarre consumi camuffati con lacere vesti di finte necessità, indotte dalle gran casse dello show. Ritorniamo all'odore della carta rilegata, al profumo dei forni all'alba, agli errori di una grafia onesta nel mostrare la sua morfologia incerta. Edifichiamo monumenti ai voli e ai sogni, alle speranze dichiarate dei bambini, prima che diventino adulti silenziosi, che tacendo a se stessi zittiscono albe. Salve a tutti, buonasera. Buonasera intanto al nostro compagno Renato Provvidera, che questa sera non è con noi perché è a casa con un forte raffreddore, solo un forte raffreddore. E peccato, perché peraltro l'idea di questa diretta streaming è stata proprio sua qualche giorno fa, è stato lui a proporla al gruppo. E noi entusiasti gli abbiamo detto tutti subito sì. Perché è questo lo spirito giusto. Ribadiamo subito un concetto che sarà anche uno dei leitmotiv di questa nostra diretta streaming di appena un'ora. Occorre che si rispetti tutti quanti, secondo le norme di buonsenso, oltre che della legge, il decreto restrittivo, diverso area per area, ma che ci chiama tutti quanti ad un enorme senso di responsabilità rispetto a quello che sta accadendo. Però proprio perché vogliamo dare il nostro contributo, lo vogliamo dare mantenendoci vivi e trasmettendo un messaggio di gioia, di speranza e un forte abbraccio, anche se virtuale, perché le distanze si devono tenere, ma non quelle del cuore, con chi in questo momento è impegnato in tutte le strutture sanitarie, ospedaliere, per curare coloro che hanno contratto il coronavirus
e coloro che sono affetti da questa malattia che non conosciamo neanche bene ancora. E un grande ringraziamento a tutti coloro che si stanno spendendo per curare chi è malato, un saluto a tutti i malati e un abbraccio a tutti quanti noi anche che vogliamo al più presto continuare, ritornare alla normalità. Però deve essere una normalità nuova, che questo ci serva, speriamo, da lezione, che sia un momento di riflessione per riscoprire certi valori, certe nostre capacità nella vita di ogni giorno, frenetica, dimenticate. Bene, non vi annoio oltre con questa predica, con questo salmo, noi siamo qui per trascorrere insieme più o meno allegramente, anche se comunque anche pensando, a un'oretta circa. E il nostro repertorio, per chi ci segue, il Liquid Moon Acoustic Project, hanno un repertorio di musica pop, rock, in lingua inglese, con alcuni brani, anche con alcune cover in italiano. Il brano che avete appena ascoltato, sentiamo molto la mancanza del pubblico, devo dire, è una cosa strana anche per noi, no? Comunque presento, ecco, i presenti. Un saluto a Renato che ci sta seguendo. Ciao, ciao Renato. Renato. E ciao a tutti, naturalmente, grazie di essere qua con noi. Condividete, questo lo facciamo proprio perché vogliamo bene alle persone che sono a Palermo in questo momento. E siamo chiusi tutti quanti, quindi spero di alleggerire insieme a loro tutta la tensione che tutti abbiamo. Chiusi ma con testa e cuori aperti. Un saluto ai gestori dei locali, un saluto a tutti i nostri amici. E allora, dicevo, Massimo Torcivia alle percussioni, al caon. Mimmo Pipito. Okay, questa è la prima. Bene, cominciamo bene. Queste sono quando facciamo le prove noi, diciamo, facciamo una cosa e poi spuntano altre cose. Mi stavo dicendo Renato Provvidera, è l'abitudine. L'abbiamo in testa, dai. Mimmo Pipito alla chitarra e io, Roberto Crino, alla voce, armonica e Provvidera solitamente dice quant'altro. Tra l'altro anche Repubblica Palermo oggi ha parlato di noi, non solo di, non solo di noi, ma di tutti coloro, musicisti, artisti che si stanno organizzando, ed è veramente una cosa molto bella questa, per fornire spettacoli come questi sulla rete, sul web. Bene, proseguiamo col nostro repertorio, avremo comunque anche letture di poesie e alcuni brani di romanzi a tema. Il programma è ricco per essere un'ora e quindi andiamo.
Radiohead, certo sì. Non è facile senza pubblico, no? Sì, manco gli applausi, i fischi quando andiamo bene. È un po' come le partite che si giocano a porte chiuse. Questo è un concerto a porte chiuse. Un concerto a porte chiuse. È vero, a porte chiuse. Noi siamo anche collegati, se volete dire qualche cosa, li possiamo anche leggere. Noi continuiamo la nostra strada. Sì, continuiamo la nostra strada con il repertorio musicale. Tra poco ci sarà anche qualche poesia, però intanto continuiamo con la musica. Yes. R.E.M. Oh, no.
My Religion, R.E.M. E adesso è il turno di un brano, uno dei pochi in realtà che noi abbiamo nel nostro repertorio in lingua italiana. In realtà noi abbiamo anche un paio di brani in lingua italiana nostri, inediti, ma senza Renato io non li voglio fare stasera. Quindi eseguiamo questo brano molto famoso della PFM, Impressioni di settembre. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è. Svegliati mi guardano sul giallo odore della terra, odore di grano sale adagio verso me e la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Bene, adesso aspetta, vediamo un attimo la scaletta, Mimmo. Eh sì, adesso è giunto il momento delle prime due letture. Grazie Diego Angelo Messina. Dice che siamo bravi. Ciao Diego, grazie. Grazie, grazie caro. Allora, intanto abbiamo questo. Cos'è Saramago? Cecità. Leggiamo una
un brano da questo romanzo, che dice questo. Perché siamo diventati ciechi? Non lo so. Forse un giorno si arriverà a conoscerne la ragione. Vuoi che ti dica che cosa penso? Parla. Secondo me non siamo diventati ciechi. Secondo me lo siamo. Ciechi che vedono. Ciechi che, pur vedendo, non vedono. Poc'anzi, abbiamo iniziato la nostra performance, il nostro live, con una poesia mia, che si intitola Acronimo e che è tratta dalla mia seconda raccolta di poesie, Ineffabile mutazione. Adesso è il turno di un'altra poesia, sempre mia, tratta dalla mia prima raccolta, Le coincidenze significative. La poesia si intitola Inverno rosso. Non riconoscerai più alcuna strada, non una stella in cielo ti darà la direzione. Abbiamo perso giocando con un dio ingannevole e burlone, mentre la coltre glaciale di questo inverno rosso ricoprirà campi e città. Siamo scesi negli abissi di un'esistenza che millantava splendori, mentre la cancrena la corrodeva nel cuore. Angeli divenuti folli come scimmie urlanti che hanno perso la rotta. Quest'abito indossiamo di notte, quando le maschere sfolgoranti di un esercito di comparse ostentano controllo e superbia. Allora con un dito cercheremo di salvare il mondo, fragile architettura di cristallo screziato. Precipitando rideremo, e lo schianto sarà la nostra redenzione. Devi perdere ciò che ti avvelena, ciò che credevi un dono, perché esso ghermisce in catena, per conquistare le più alte contrade d'aria pura e libera. Nothing will keep us together. We can be there forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Bowie, Heroes, è una canzone a tema, come le due precedenti citazioni, eroi della vita di ogni giorno, quindi il richiamo a qualcosa che è dentro di noi, all'importanza di non perdere la speranza, di restare umani, mantenendo l'umanità che è propria del nostro essere, riusciremo, si riesce ad approdare a giorni migliori, con tanto amore anche, con la forza dell'amore. Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Feels like fire, I'm so in love with you. Dreams are like angels, they'll keep it away, bit away. Love is the light, scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you, but the soul. Don't suffer.
anche questa bellissima, questo pezzo è sempre bellissimo. Restiamo in tema d'amore. Ma sì. Suspicious Minds. Elvis Presley, ma anche una bellissima cover di questa canzone eseguita negli anni 80 dai Fine Young Cannibals. E adesso spazio declamazione, e non poteva mancare al centro di tutto questo oggi che è l'8 marzo, perché non dobbiamo dimenticare che la vita è fatta di tante cose. L'emergenza coronavirus deve essere in questo momento il nostro pensiero principale, senza però trasformarlo in una psicosi. Bisogna impegnarsi, però ci sono tante altre cose, c'è, e poco se ne parla, o quantomeno questa notizia passa un po' sottovoce in questi giorni, quello che sta accadendo al confine tra Grecia e Turchia con i migranti provenienti dalla Siria, buttati via dalla Turchia, spinti verso l'Europa dalla Turchia, e le forze dell'ordine greche che non li fanno entrare, e a quanto pare la presenza anche di gruppi di estrema destra paramilitari provenienti da diversi paesi europei. E quindi c'è questo, ma oggi è l'8 marzo, dicevamo, ed è anche
la festa della donna. Al centro di tutto questo non potevano non esserci le donne. E quindi una poesia della poetessa polacca Wisława Szymborska, penso che faccia al caso nostro questa sera questa poesia, che si intitola La Fiera dei Miracoli. E con questo omaggiamo e tributiamo l'importanza delle donne. Un miracolo comune, l'accadere di molti miracoli comuni. Un miracolo normale, l'abbaiare di cani invisibili nel silenzio della notte. Un miracolo fra tanti, una nuvola piccola e lieve, ma che nasconde una grande pesante luna. Più miracoli in uno, un lontano riflesso sull'acqua, e che sia girato da destra a sinistra e che cresca con la chioma in giù e non raggiunga affatto il fondo, benché l'acqua sia poco profonda. Un miracolo all'ordine del giorno, venti abbastanza deboli e moderati, impetuosi durante le tempeste. Un miracolo alla buona, le mucche sono mucche. Un altro non peggiore, proprio questo frutteto, proprio da questo nocciolo. Un miracolo senza frac nero e cilindro, il levarsi in volo di bianchi colombi. Un miracolo, e come chiamarlo altrimenti? Oggi il sole è sorto alle 3.14 e tramonterà alle 20.01. Un miracolo che non stupisce come dovrebbe. La mano ha in verità meno di 6 dita, però più di 4. Un miracolo, basta guardarsi intorno, il mondo onnipresente. Un miracolo supplementare, come ogni cosa, l'inimmaginabile è immaginabile. E, come vi dicevo poco fa, e come abbiamo fatto già con Saramago, abbiamo citazioni anche questa sera da romanzi. E adesso è il turno di Ray Bradbury, Fahrenheit 451. La cosa più importante che abbiamo dovuto piantarci duramente in testa fu che noi non contavamo. Non eravamo importanti, non dovevamo considerarci e non dovevamo essere dei maestri. Non dovevamo sentirci superiori a nessuno al mondo. Non siamo che sopra coperte di volumi, privi di ogni altra importanza che non sia quella di impedire alla polvere di seppellire i volumi. E quando la guerra sarà finita, uno di questi giorni, uno di questi anni, si potranno riscrivere i libri e la gente sarà chiamata. Le persone verranno ad una a recitare quello che sanno e noi ristamperemo ogni cosa, fino a quando le tenebre di nuovo, di un nuovo Medioevo, non ci costringeranno a ricominciare tutto da capo. Ma questa è la cosa meravigliosa dell'uomo, che non si scoraggia mai. L'uomo, o non si disgusta mai fino al punto di rinunciare a rifar tutto da capo, perché sa, l'uomo, quanto tutto ciò sia importante e quanto valga la pena di essere fatto. Esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte otra vez. Thank you.
fossi fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Musso è una canzone della cantante Consuelo Velázquez. Anche qui esiste però una bella versione di Cesaria Evora. Non poteva mancare in questo repertorio, no ragazzi, che dite, non poteva. Tu stai dormendo. Vabbè, adesso fare un uso. Sì, sì, perché effettivamente bisogna dire che, ecco, si sente la mancanza di Renato in questo caso alla fine della esecuzione. Dobbiamo dire che è arrivato alle 22, vabbè, è arrivato alle 22 perché tutto lui è tutto apparecchiato, è arrivato, ha detto così è brutto, trafelato da impedimenti di varia natura, ma noi siamo sempre così, quindi, va bene. Dicevo, Renato solitamente alla fine di Bésame Mucho omaggia il nostro chitarrista solista inventandosi una ipotetica provenienza di Renato, di Mimmo. Stasera c'è di scambio con Renato, non c'è di provenienza di Mimmo da parte di una città spagnola che ogni volta cambia. Chissà quale città avrebbe scelto questa volta Renato, avrebbe detto magari non ce lo vuole scrivere, non lo so. L'ultima volta mi pare che abbia detto Salamanca, se non sbaglio, va bene. E allora dicevo, non può mancare nel nostro repertorio, visto che noi ci chiamiamo Liquid Moon Acoustic Project, una canzone che ha a che fare con la luna, che nel suo titolo porta proprio la parola luna, moon. È un brano molto famoso, conosciuto, dei Police, Walking on the Moon. Walking on the moon, upon my legs to break. Walking on the moon.
Di questa nostra performance, di questo nostro piccolo contributo in streaming alla causa della vita in tutte le sue sfaccettature. E adesso leggo un brano tratto dal romanzo di Albert Camus, La peste. Ho capito questo, che tutti eravamo nella peste e ho perduto la pace. Ancora oggi la cerco, tentando di capirli tutti e di non essere il nemico mortale di nessuno. So soltanto che bisogna fare quello che occorre per non essere più un appestato e che questo soltanto ci può far sperare nella pace o, al suo posto, in una buona morte. Questo può dar sollievo agli uomini e, se non salvarli, almeno fargli il minor male possibile e persino talvolta un po' di bene. E per questo ho deciso di rifiutare tutto quello che da vicino o da lontano, per buone o per cattive ragioni, faccia morire o giustifichi che si faccia morire. Io so di scienza certa che ciascuno la porta in sé, la peste, e che nessuno al mondo ne è immune. E che bisogna sorvegliarsi senza tregua per non essere spinti in un minuto di distrazione a respirare sulla faccia di un altro e a trasmettergli il contagio. Il microbo è cosa naturale. Il resto, la salute, l'integrità, la purezza, se lei vuole, sono un effetto della volontà. Ed una volontà che non si deve mai fermare. L'uomo onesto, colui che non infetta quasi nessuno, è colui che ha distrazioni il meno possibile. E ce ne vuole di volontà e di tensione per non essere mai distratti. Questo giusto per confermare quanto sia necessario in questi giorni attenersi alle disposizioni, evitare inutili quanto pericolosi assembramenti. E lo diciamo noi che ne soffriamo anche in qualche modo, perché un conto è fare un concerto in un bel pub, in un luogo dove ci sono persone, dove possiamo avere il contatto con le persone, è una cosa meravigliosa, è la vita che si manifesta in una delle sue tante forme. Un'altra cosa è essere chiusi qui in una stanza e mandare in onda da lontano questo, però lo facciamo proprio perché da un lato, come abbiamo detto all'inizio, vogliamo rispettare le regole, ma dall'altro lato non dobbiamo dimenticarci di essere esseri umani. Con questo brano, che solitamente chiude i nostri concerti,
noi vi salutiamo, però dopo vi lasceremo con una poesia. E, salutando ancora Renato, sperando di averlo la prossima volta con noi. Ciao Renato. E Mimmo Pipitò. Ciao Renato. Alla chitarra solista. Ciao Renato. Massimo Torcivia, percussioni. Grazie, ciao ragazzi, grazie a tutti. Tanti. Beh, potevi presentarmi tu, però mi presento io. Roberto Crinò, ragazzi, Roberto Crinò, voce e testa anche importante di Liquid Moon. Abbiamo, perché dopo questo brano che eseguiremo, che è abbastanza famoso, andrà subito in declamazione l'ultima poesia, quindi non ci sarà spazio per chiacchiere. Abbiamo, ci siamo serviti per questa nostra performance live, oltre che delle canzoni, dei brani poetici tratti da me stesso, Ineffabile Mutazione e Le Coincidenze Significative, che non so dove sia, mi pare che sia qui. Ragazzi, non abbiamo un poeta, non è che... Coincidenze Significative. Qua, qua, persone pensanti. Ineffabile Mutazione, ma anche Wisława Szymborska, Gente sul ponte. Cos'è Saramago, cecità? Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Albert Camus, La peste. Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. To make it better. Hey Jude, don't be afraid. You will make it so
invincibili, i primi uomini che hanno sfidato il lampo, la notte, i mari, che ignoranza e diceria soggettavano alla rinuncia, invincibili contadini che per primi hanno sfamato il mondo, piantando semi e città di radici e quotidiana cura fabbri. Invincibili gli operai che hanno costruito strade e ponti e canali per dissetare bocche e conoscenze da secoli di ignota esistenza ai popoli. Invincibili gli uomini che sono partiti, donando la vita ai propri figli in fuga da aratri in fiamme, per diritto naturale migranti. Invincibili gli schiavi e i prigionieri che nella notte della loro esistenza hanno cantato nella lingua degli avi, la forza di chi cadde li protese in alto. Invincibili gli uomini che per primi, folli, hanno pensato ciò che non era, sognato un'utopia possibile, anomali pionieri al sistema. Invincibili le donne, madri, compagne, sorelle, amanti, streghe, quando obiettano e sono libere dall'arroganza che ancora le offende. Invincibili i sognatori, i poeti, i filosofi, grazie a loro abbiamo la luce, la parola, il pensiero. Invincibili gli artigiani, i panificatori, i calzolai, grazie a loro abbiamo la savia bellezza, la storia, la geografia. Invincibili Gandhi, Martin Luther King, Mandela, grazie a loro non abbiamo scuse di fronte alla barbarie. Invincibili gli esseri umani che ogni giorno credono in altri esseri umani. Invincibili i silenzi imponenti del mondo. Invincibili noi umani quando decidiamo di vincere.